I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Ciao, carissimi sposi e spose del Cantico. Sono qui con un caffè. Mattina sto facendo colazione, ma non è solo questo. Il caffè sarà il centro di questa breve riflessione che adesso andremo a fare. Oggi parleremo di amore, della grandezza dell'amore raccontata attraverso un gesto piccolo piccolo, ordinario, che avviene in tutte le famiglie. Alzi la mano chi non è pronto a giudicare la propria moglie o il proprio marito. In tantissime situazioni siamo bravissimi a cogliere una parola di troppo, un qualcosa non fatto oppure che è stato fatto male, a vedere comportamenti che non ci piacciono. Tendiamo a giudicare sempre, perché forse la nostra attenzione è più focalizzata su noi stessi e su come veniamo trattati, che sull'altro e come lo trattiamo noi. Sapete qual è uno dei gesti d'amore più belli che mi ricordo fatto da mia moglie a me? Mi fece un caffè. Mi spiego meglio, erano i primi anni di matrimonio ed io non ero sempre amorevole e tenero con lei. Si può imparare ad esserlo, con il tempo, non arrendetevi. La trattai male su una questione dove avevo anche torto. Litigammo come capita a tante coppie e poi con il muso lungo me ne andai in camera sbattendo la porta. 10 minuti dopo arrivò lei con il caffè in una mano mentre con l'altra girava il cucchiaino. Me lo porse con tenerezza e se ne andò. Quel gesto mi lasciò senza parole e mi fece sentire tutto il suo amore immeritato in quel momento, che andava oltre l'orgoglio, oltre la ragione o il torto, e mi mostrò tutta la sua bellezza e la sua forza, facendomi sentire piccolo piccolo. Finì subito tutto in un abbraccio e quel gesto me lo porto ancora dentro tra i ricordi più preziosi. Lei è riuscita prima di me e meglio di me a non giudicarmi, ma ad amarmi e basta. L'amore è questo ed è una cosa meravigliosa. Spero vi sia piaciuta questa piccola testimonianza di vita. Vi ricordo la nostra associazione, l'Intercomunione delle Famiglie, www.intercomunione.it, il nostro blog Matrimonio Cristiano, www.matrimoniocristiano.org, e il nostro libro L'Ecologia dell'Amore. Ciao, sposi e spose del Cantico. I found a love for me.